No, senti qua, questa me la devi concedere, mi devi ascoltare con estrema attenzione. Grazie, gioia. Mi stai ascoltando? Bene. Io non sopporto le persone buonisme. Buonisse, buonissime. Come si dice? Quelle che fanno parte del buonismo. Mi pare qualche setta. Mi pare. Non le sopporto. Non le sopporto. Mi è capitato tempo fa di incontrare una persona dal vivo, no? All'inizio mi salutava e tutto, mi faceva i complimenti. Poi, a modo suo, cercava di farmi lezioni di vita. Voleva arrivare a uno scopo brutto, però con educazione, capito? Parlava molto così, lei, 30 anni per finire un discorso, io ad annuire sempre così, sì. Poi mi venivano i tic, rimanevo così, come Quasimodo, così, a forza di annuire per 3 ore, sì. A modo suo, alla fine, la conclusione di tutto il discorso era che mi cercava di insultare con tanta educazione. Adesso non mi ricordo che le minchiate che mi sparava questa. Poi però, comunque, secondo me, tu così, cosa, colì, colù. Mi sentivo come a casa di Malibu. Che c'entra? Vabbè, era per fare rima. All'ultimo, siccome avevo i coglioni a terra che mi strisciavano, come quelli dei cavalli, gli ho detto: cuore, ascolta, ti posso dire anch'io una cosa con estrema delicatezza e benevolezza, me lo consenti? Lo sai che con il tuo discorso mi hai sfrantumato e sfracassato i 3/4 di minchia e mezzo nigeriana? Quando volete arrivare a uno scopo, volete, a modo vostro, cercate di insultare. Fatelo! Fatelo! Arrivate al dunque! Dimmi che sono una stronza, che sono un toporagno. E io ti dico bello, sì. Ma no, che tu mi cerchi di girare l'omelette. L'omelette con me si brucia.